Ora abbiamo quindi calcolato la lunghezza d'onda, 13,6 cm, la lunghezza d'onda quindi è questa, e moltiplicandola per la frequenza che avevamo misurato prima grazie al frequenzimetro, adesso qui la frequenza è leggermente calata, l'avevamo vista prima qua, allora troviamo 377 metri al secondo, il valore atteso era 340 metri al secondo all'incirca, quindi abbiamo trovato un valore un po' sovrastimato, però comunque più o meno la velocità del suono più o meno insomma torna. Adesso dobbiamo spiegare perché le posizioni di fase e le posizioni di controfase, anziché utilizzare le onde sinusoidali con le creste in fase oppure con le creste e i ventri, insomma, in controfase, perché abbiamo utilizzato invece i segmenti, cioè quelle che si chiamano le figure di Lissa Giù. Lissa Giù, Lissa Giù. E il motivo è questo, lo disegniamo qua. Lo disegniamo qua, che mentre sullo schermo dell'oscilloscopio normalmente abbiamo detto che è riportato il profilo locale, cioè c'è il tempo che scorre e ci sono le oscillazioni di sovra e sottopressione. Invece, quando uno vuole utilizzare le figure di Lissa Giù, cioè le ellissi, che cosa fa? Non riporta più il tempo, ma riporta il segnale A, il canale A. Il canale A sarebbe l'altoparlante. Riporta l'altoparlante sull'asse orizzontale e sull'asse verticale riporta il canale B, cioè il microfono. Quindi, in altre parole, non abbiamo più queste due onde che sono in funzione del tempo. Quindi non abbiamo più in funzione del tempo l'altoparlante, il segnale dell'altoparlante del microfono, ma abbiamo un unico segnale che è il microfono in funzione dell'altoparlante. Ora immaginiamo che la situazione sia quella della fase, cioè questo è in funzione del tempo l'altoparlante, il segnale dell'altoparlante e il microfono che oscilla in fase con lui, in questo modo. Come si vede, le due oscillazioni sono in fase, no? Cresta, cresta, ventre, ventre. Se noi riportiamo su questo grafico, mettiamo magari l'asse qua, l'asse B qua, se noi le riportiamo in fase, allora abbiamo che il segnale dell'altoparlante a partire da questo punto aumenta la sua intensità, quindi aumenta il segnale dell'altoparlante e contemporaneamente il microfono che riportiamo sull'asse verticale aumenta anche lui. Quindi abbiamo un aumento contemporaneo di entrambi. Perciò, quando andiamo poi a rappresentare il punto come fosse un piano cartesiano, il punto che si sta spostando, la sua coordinata aumenta sia in orizzontale che in verticale. Allora, questo movimento corrisponde a un punto che si muove così. Poi i due segnali tornano indietro, siamo in questa fase qua, i due segnali diminuiscono e ritornano a zero e è la fase in cui il punto, dopo essere arrivato quassù, i due segnali tornano a zero e il punto torna qui. Poi i due segnali diventano entrambi negativi, vanno entrambi giù contemporaneamente, quindi che vuol dire? Che questo torna qua a sinistra e questo che era sopra torna giù e quindi i due segnali fanno in questo modo qua così e poi così. E questo appunto è, i due segnali crescono insieme, vanno a zero, diminuiscono insieme, vanno a zero, crescono e quando diminuiscono insieme fanno questa retta. Ecco perché l'ellisse degenera in un segmento che ha questa inclinazione, diciamo positiva. E ecco perché infatti i segnali in fase, come indicato qui, invece di guardarli con le sinusoidi, li andavamo a guardare con la degenerazione dell'ellisse in questo segmento. Vediamo invece adesso che cosa succede quando i due segnali sono in controfase. Lo disegniamo magari qua. Questo è di nuovo lo schermo dell'oscilloscopio. Qui ci riportiamo sui due assi i due segnali, non più il tempo, ma abbiamo detto A e B, quindi l'altoparlante e il microfono, stavolta i due segnali sono in controfase, che vuol dire che mentre l'altoparlante oscilla in questo modo qua, qui c'è il tempo, il microfono invece oscilla in controfase in quest'altro modo, così. Quindi la cresta del segnale dell'altoparlante è associata al ventre del segnale del microfono, questo è A, questo è B, A, B.
Allora, vuol dire che a partire da questo punto, per esempio c'è qui, dove i due segnali sono entrambi 0, mentre il segnale A cresce e si sposta a destra, il segnale B invece cala, quindi si sposta sotto. Quindi il movimento che fanno queste coordinate, diciamo questi due segnali, è così. Così e così quando tornano. Quindi quando uno cresce e l'altro diminuisce, viene fuori una retta in questo modo qua. Il punto, ecco, mentre questo va a destra e questo va sotto, il punto si sposta qui in diagonale, poi i due segnali tornano a 0 e siamo qui, poi i due segnali, questo va a sinistra e l'altro va su, e quindi questo è il movimento complessivo. Se andiamo a vedere, le coordinate descrivono un punto che si muove, la combinazione delle due coordinate è questo punto qua. Ecco perché il segnale di controfase è un'ellisse che degenera in un segmento con questa inclinazione, che poi sarebbe appunto questo disegno qui. Quindi noi la fase la riconosciamo da questo segmento così, la controfase la riconosciamo da questo segmento così. E qui abbiamo appunto le fasi e le controfasi.